Ok, per dire due parole introduttive su tutti i corsi, innanzitutto va detto che sono tutti corsi abilitanti, ovvero che preparano ad uno specifico lavoro, corsi quindi di laurea che prevedono tanta frequenza in ospedale, tanta corsia, perché ci prepareranno in qualche modo a diventare professionisti sanitari e adatti quindi a chi piace. Pensa che l'ambiente ospedaliero possa essere qualcosa di stimolante e vuole potenzialmente lavorare appena finiti 3 anni di studio. Questo significa appunto corso abilitante, corso di laurea abilitante. C'è un testo, un esame di stato che però è inserito nella prova finale. Cosa vuol dire far tanto tirocinio durante appunto questa laurea triennale? E poi anche durante la magistrale. Significa innanzitutto stare fin dall'inizio a contatto con il paziente e cosa che per esempio non succede in tutti i corsi di laurea, per esempio se facciamo l'esempio di medicina, si studia principalmente medicina e scienze di base nei primi anni e poi la corsia la si scopre un po' più avanti, mentre una particolarità, una peculiarità delle professioni sanitarie è proprio andare a contatto con il paziente fin da subito. E poi bisogna dire anche che un'altra cosa molto importante è il lavoro di equipe che si presenta al professionista in questo caso, perché il contatto sarà trasversale con altre figure, a partire dal medico e con altre figure abilitate alle professioni sanitarie. Quindi questo lavoro è quello che fa poi andare avanti la macchina dell'ospedale che prende in cura il paziente, quindi a tutto tondo. Figure, facciamo l'esempio del logopedista, dell'infermiere o del fisioterapista, del dietista, sono tutte figure che hanno appunto, prevedono la presenza a stretto contatto con il medico che richiederà terapie, diagnosi e percorsi valutativi che queste figure poi attueranno in prima persona. Voglio stimolare in tutti voi appunto delle domande che vi possono venire in mente. Io dove starò nell'ospedale? Quale sarà cosa fa la mia figura professionale che mi appresto se farò il o la dietista e o l'infermiere? Quindi, analizziamo un po' appunto, triennale significa che sono 3 anni, 180 CFU. Cosa sono i CFU? I CFU, un CFU, un credito formativo universitario, è un tentativo, diciamo, di standardizzare il carico didattico, inteso come lezione frontale e relativo studio autonomo, corrispondono tendenzialmente un CFU a 25 ore, quindi divisi fra lezioni frontali e studio domiciliare, quindi un carico di 25 ore, non è poi ovviamente sempre standardizzato nel modo giusto, a seconda della materia vi troverete ad affrontare carichi più intensi o meno intensi, però a cosa serve dire CFU? Diciamo, capire quanto un esame è pesante da un punto di vista di carico di studio. Quindi 180 CFU in 3 anni, 60 all'anno, tirocini formativi e laboratori didattici obbligatori fin da subito, abbiamo detto, abilitanti, abbiamo detto cosa significa, sono corsi a numero programmato, significa che c'è un test d'ingresso e il numero dei vostri compagni di corso è già deciso e i requisiti di accesso per le triennali, che sono quelli che penso nella maggior parte dei casi interesseranno agli auditori di questa conferenza, sono il diploma di scuola superiore e il superamento del test d'ingresso. La magistrale, che poi vi racconterò, è 2 anni, 120 CFU, con tirocini formativi a numero programmato e requisito di accesso e chiaramente il diploma di laurea triennale e ovviamente e anche il test d'ingresso. Entriamo nello specifico dei corsi, parliamo di dietistica. I laureati, in questo caso in questo corso di laurea, sono operatori delle professioni sanitarie che si occupano in particolare di
elaborare e formulare, attuare quelle che sono le diete prescritte dal medico. Quindi possiamo trovare all'interno dell'ospedale la figura del dietista molto presente nelle corsie sia internistiche che chirurgiche, quando la terapia prevede una stessa dieta molto, che sarà ovviamente parte integrante dello studio. Poi collaborano chiaramente con altre figure come gli psicoterapeuti, per esempio nel trattamento dei disturbi alimentari, del comportamento alimentare, contribuiscono a mantenere lo stato di salute del soggetto e è importante dire anche che il ruolo del dietista, una volta appunto laureato, può anche essere quello di svolgere formazione, quindi attività didattico-educativa e di informazione finalizzata alla diffusione del principio di alimentazione corretta, tanto appunto da consentire poi il recupero e il mantenimento di un buono stato di salute. Il dietista viene spesso, come vi dicevo, del dietista viene richiesta una consulenza in ospedale, e quindi è una figura che, oltre poi al sistema sanitario nazionale, quindi agli ospedali, trova collocazione anche in strutture private, sia appunto per la diagnostica e per la ricerca, oltre che per l'attività formativa. Il corso quindi abilita, in basso troverete per ciascun corso la durata, i crediti, che sono comuni praticamente a tutte, le sedi, che come vi ha detto prima il mio collega Giuseppe, sono sedi che possono essere Siena o in altri casi Siena, Arezzo o Siena, Arezzo e Grosseto. E quindi vi trovate queste informazioni sempre in basso a destra nella slide. Passiamo al corso di logopedia, che invece è rivolto alla formazione appunto di una figura professionale che parla principalmente di riabilitazione nei processi di recupero funzionale di tutti gli aspetti che includono la voce, la parola, la deglutizione, il linguaggio e quindi la comunicazione verbale e non verbale nelle diverse fasce d'età evolutiva. In particolare, chi vedrà il logopedista? Principalmente soggetti o molto giovani o molto anziani. Oltre al processo di recupero, quindi di riabilitazione propriamente detta, il logopedista lavora anche sulla prevenzione delle patologie. Quindi anche il logopedista, come ripeteremo per anche tutte le altre figure, tendenzialmente svolge l'attività sia dentro al professionale, sia dentro il sistema sanitario nazionale, ma anche in strutture private. Il corso di laurea in ortottica e assistenza oftalmologica forma operatori sanitari che svolgono la loro attività in campo di prevenzione, valutazione e riabilitazione nelle patologie di motilità oculare, a stretto contatto chiaramente con lo specialista oftalmologo e in particolare una caratteristica che ha più l'ortottica e la tecnico di radiologia, si occupano dell'esecuzione di esami strumentali, in questo caso anche elettrofisiologici, quindi esami per la valutazione diretta del paziente richiesti dallo specialista. Bene, anche qua l'ortottista si occupa e tratta su prescrizione del medico i disturbi motori sensoriali della visione ed effettua tecniche semiologiche, come dicevamo. Passando poi alle tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia, questo è un corso di laurea che forma il tecnico radiologo che lavora invece a stretto contatto con il medico radiologo, si occupa delle prestazioni medico-sanitarie, diagnostiche o terapeutiche, che richiedono l'uso di radiazioni ionizzanti, ma anche degli ultrasuoni, quindi l'ecografia, parlando chiaramente della risonanza magnetica e così via. Un campo in
forte aumento è la radioterapia. La radioterapia che si occupa principalmente del trattamento di tumori e altre malattie, ecco che il tecnico radiologo opera quindi la terapia richiesta per le determinate malattie che possono essere trattate con le radiazioni ionizzanti. Quindi anche questo è un ambito molto in espansione e inoltre il tecnico radiologo possiamo dire che ha una competenza abbastanza trasversale che va al di là della medicina e quindi, come potete vedere, oltre che al settore sanitario può diciamo, trovare spazio lavorativo in quello veterinario, industriale, agroalimentare, nella sicurezza e nella tutela dell'ambiente dei luoghi di lavoro. Andando avanti, il corso di laurea in fisioterapia forma dei soggetti, dei fisioterapisti, abilitati quindi a svolgere valutazioni funzionali del paziente, soprattutto da un punto di vista motorio, quindi l'apparato locomotore, ma anche nella riabilitazione, molto implicato il fisioterapista, cognitiva, psicomotoria, quindi anche le patologie, molte patologie del sistema nervoso sono trattate dal fisioterapista e inoltre adesso ovviamente i fisioterapisti sono anche loro stati molto nominati perché sono, intervengono nella riabilitazione post-intubazione, quindi capite che non è la figura del fisioterapista quella che ci si immagina sempre che si occupa dello sportivo giovane, ma è una figura molto più completa che nell'ambito del sistema sanitario nazionale trova molto spazio. E quindi se dobbiamo pensare al paziente, facevamo l'esempio del logopedista che vedrà il bambino e l'anziano, qua è vero che il fisioterapista vede molti sportivi giovani nell'ambito privato, ma nel sistema sanitario nazionale vede molti anziani e patologie anche croniche. Ovviamente trova spazio, diciamo bene, anche in strutture, in molte strutture private, da un punto di vista lavorativo. E terminiamo con l'ultimo corso di laurea specifico che è scienze infermieristiche. L'infermieristica prepara dei professionisti sanitari molto completi, diciamo, che si occupano dell'assistenza generale all'interno dell'ospedale e del paziente vero e proprio. Quando si parla di cura, di presa in carico del paziente, l'infermiere è centrale nel ruolo dell'ospedale. La partecipazione, poi altri compiti, la partecipazione, l'identificazione dei bisogni della salute della persona, hanno un ruolo importante nell'assistenza anche preventiva, palliativa e riabilitativa e poi, come dicevamo, la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche. Ovviamente l'infermiere non per forza si deve fermare come tutti i soggetti di cui abbiamo parlato e tutti hanno una possibilità, che poi vedremo magari dicendo ora della laurea magistrale, di sviluppo di attività di ricerca per il miglioramento del concetto di assistenza e di riabilitazione a tutto tondo. Bene, le attività di tirocinio durante il corso di studi vengono svolte chiaramente nei vari reparti, per quanto riguarda infermieristica, molto di più rispetto a tutti gli altri. L'infermiere deve vedere tutti veramente i reparti, mentre magari il fisioterapista sarà più orientato magari o all'apparato locomotore, all'apparato respiratorio, a seconda poi del percorso di studio. Bene, facciamo un focus sul test di ammissione, non voglio parlare troppo per lasciare spazio ai professori. Il test di cui vi racconto ora non è, diciamo, il bando nuovo non è ancora uscito, poi lo ribadisco. Tuttavia, è solitamente intorno ai primi 15 giorni di settembre. Si tratta di un test specifico di Siena, è differente nelle varie città, un test che prevede 60 quesiti a risposta multipla, con 5 opzioni ciascuna, il tempo assegnato è di 100 minuti,
con domande, come vedete nella slide, di cultura generale, di logica, di biologia, chimica e fisica matematica. È un test che varia tante volte di anno in anno come difficoltà, quindi però il consiglio ovviamente è di svolgere tanti test perché solo in questo modo poi si capisce cosa chiede spesso la domanda. Bene, quello che possiamo ancora vedere nelle specifiche è che la risposta esatta dà 1,5 punti. Toglie punti, ma lo saprete molto meglio di me, immagino, toglie punti la risposta errata e invece la risposta omessa non dà punti. È importante, un concetto forse più tecnico che manca, la scelta del corso di laurea che si fa alla domanda di ammissione, al test e poi non si può cambiare successivamente, quindi pensate bene a quali sono le vostre, qual è la vostra prima scelta tra le professioni sanitarie di cui abbiamo parlato, lo studente che chiede, diciamo, richiede l'ammissione al test dirà la prima scelta fino a un massimo di 3. Darà una prima scelta fino a un massimo di 3 e viene fatto tutto online sulla pagina segreteriaonline.unisi.it e poi ve la rimetto dopo. Quindi la graduatoria è unica e i candidati vincitori sono vincolati ai posti assegnati sulla base delle loro scelte espresse alla domanda di partecipazione. Quindi l'attribuzione poi della sede è effettuata in base alla posizione della graduatoria e poi scala a seconda appunto dei posti che man mano vengono riempiti. I posti disponibili li vedete in slide: infermieristica 205 posti, fisioterapia 22, dietistica 11, ortottica 10, logopedia 16 e tecniche di radiologia 15. Diciamo due parole ancora sulla laurea magistrale che racchiude in sé tutta la scienza della riabilitazione e ha l'obiettivo di fornire appunto agli studenti una formazione di livello avanzato e soprattutto orientata verso il management dell'ambito della riabilitazione. Quindi si acquisiscono le capacità di organizzazione del processo riabilitativo e quindi si diventa punti di riferimento per le varie figure lavorative. I requisiti che abbiamo detto sono il test di ammissione e il diploma di laurea triennale. Ovviamente immagino ci saranno pochi interessati in questo momento alla laurea magistrale, però tenetela a mente perché poi è anche un'importante modalità per avere referenze per i concorsi lavorativi successivamente. Bene, concludendo, vi ricordo che i bandi concorsuali per l'anno 2021 non sono ancora stati pubblicati, potete trovare e restare aggiornati tutte le informazioni sulle nostre pagine sulle pagine social anche. Bene, io sono Rossi Giovanni Battista, mi trovate qua in fondo e per qualunque dubbio, qualunque domanda potete farvi avanti senza paura. I professori sono qua con noi e sono pronti a rispondervi. Cedo la parola in questo momento se ci sono, se c'è qualche professore. Salve, intanto io sono Monica Olivelli, per chi si è collegato solo in questa stanza delegata al tutorato per il Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze. Credo che collegati, non vedo messaggi scritti dei ragazzi, ci sono collegati docenti dei vari corsi di laurea, per cui se ci sono domande da fare o per scritto o anche con attivando il microfono, noi aspettiamo un minuto, altrimenti credo che possa essere interessante se i vari docenti magari esplicitano meglio i vari corsi, l'attività professionale o il tipo di percorso formativo all'interno dell'università.
Vediamo se c'è qualche domanda, perché forse dalle domande è molto più interessante capire un po' meglio quali sono le vostre necessità di informazione. Non siate timidi, siamo subito un numero elevato, ma dovrebbe aiutare da questo punto di vista. Sì, direi del resto che i numeri sono quasi quelli dell'Open Day tradizionale. Davvero. Se qualche professore vuole spiegare meglio, nello specifico, qualche caratteristica della riabilitazione, nello specifico. Benissimo, vedo la professoressa Lombardi. Ciao, il professor Gioncoloni. In linea? Eccomi. Eccoli. Beh, io direi cominci uno e poi andiamo avanti. Ma si aspetta le domande oppure si fa un discorso? Le domande non stanno arrivando. Non è invitante questo tipo di chat così grande, per cui magari voi, insomma, io mi addentrerei un po' di più all'interno di questi corsi di laurea che in realtà pensiamo tutti di conoscere piuttosto bene, ma insomma hanno delle specifiche anche di caratteristiche lavorative, oltre che di studio, che probabilmente voi spiegate un po' meglio o ampliate la conoscenza, diciamo, in questo ambito per i ragazzi che al momento stanno scegliendo, insomma, ecco. Rosanna, vai te? Vado io, grazie, grazie. Grazie anche a Giovanni Battista che ha presentato e le professioni sanitarie. Dunque, le professioni sanitarie, avete visto in questo periodo così triste, sono venute alla ribalta e, ahimè, insomma, è una ribalta un po' magra, ma nello stesso tempo hanno dimostrato tutto il loro potenziale, non solo lavorativo, ma proprio il grande potenziale del prendersi cura dell'altro. È un aspetto che contraddistingue, io sono un'infermiera, come dire, sono di parte, quindi perdonate. Però è un aspetto che contraddistingue sicuramente la professione infermieristica, che è un aspetto puramente scientifico, e l'altro umanistico. Le professioni sanitarie hanno anche il grande privilegio di poter condividere insieme il progetto di cura e di assistenza delle persone. E quindi una grande multidisciplinarietà che all'interno dei sistemi sanitari, degli ospedali, del territorio si evidenzia. E quindi è una grande esperienza anche di condivisione del lavoro. Ognuno, evidentemente, ogni professione ha le proprie mani e la propria testa, ha una parte sicuramente autonoma e una parte invece più dipendente dalle altre professioni. E credo che tutto questo, sia la parte più autonoma che la parte proprio di condivisione, sia una grande prospettiva, ripeto, non solo di lavoro, ma anche una grande esperienza di vita. Non solo nell'ospedale, sicuramente la possibilità di svolgere la propria professione nel territorio. I sistemi sanitari si stanno sempre rivolgendo sempre più al territorio, alla comunità, alle famiglie, nei luoghi di lavoro, nelle scuole, nei villaggi turistici, navi da crociera. Cioè, effettivamente l'infermiere ha una polivalenza nell'ambito del lavoro che effettivamente lo colloca in molti ambiti. Per quanto riguarda il percorso formativo, davvero poche cose, perché non credo, poi se qualcuno vorrà, ben lieta di rispondere a delle domande precise. Questi 180 crediti sono suddivisi in varie attività formative, ovviamente varie settori scientifico-disciplinari, in particolar modo 65 nel tirocinio, che sono suddivisi tra primo, secondo e
del terzo anno. Ovviamente il terzo anno è sempre più ricco per il tirocinio, e nello stesso tempo già dal primo semestre del primo anno si iniziano a fare delle esperienze proprio nei reparti e poi via via nei reparti generali, nei reparti nel territorio, in terapia intensiva, al pronto soccorso e così via. Cerchiamo di dare un'offerta formativa abbastanza ampia. La nostra azienda ospedaliera universitaria e l'azienda Toscana Sud-Est, che ci offre la possibilità di poter effettuare il tirocinio nel territorio, e quindi è fonte di grande ricchezza, ecco, proprio una ricchezza dove lo studente apprende piano piano, ma apprende anche in maniera, riteniamo, completa. Quella che saranno le future professioni e quindi quelle che saranno, come dire, i loro desiderata, se così vorranno, ecco. Non so che cos'altro dire di specifico, perché sarebbero talmente tante, ma non voglio ora addentrarmi su delle questioni. Monica, aiutami a capire che cosa potrei dire, dato che c'è la proposta in un corso che non è... Allora, Beatrice... Eccoci. Beatrice sta dicendo: dopo aver sostenuto il test di ammissione, dato che c'è la probabilità di rientrare in un corso che non è il primo scelto, c'è poi la possibilità di cambiare sulla base dello scorrimento della graduatoria. Per cui sì, c'è la possibilità di cambiare alcuni. Non so se lo vuoi dire tu, Monica, il meccanismo esattamente preciso. Perché la possibilità di cambiare, per esempio, prima scelta infermieristica, seconda fisioterapia, terza logopedia, sulla base del punteggio conseguito viene inserito nella graduatoria di ogni professione, dopodiché a seconda dello scorrimento anche delle graduatorie successive e ovviamente di dove si colloca lo studente in questa graduatoria, può essere, diciamo, ripescato, perdonate il termine, può essere trasferito, sempre che lo voglia, ad altri corsi di laurea. Tant'è che i primi mesi noi assistiamo anche, come dire, a un po' un passaggio, no? Magari viene immatricolato e poi... Allora, vorrei sapere com'è organizzata la sede di Grosseto. Aspetta, Beatrice, perdona, ti seguo. Vorrei sapere com'è organizzata la sede di Grosseto con esami, tirocini e lezioni, grazie. Allora, sede di Grosseto, quindi ti riferisci ovviamente solo a infermieristica. L'organizzazione è più o meno simile. Una parte si incomincia da ottobre a dicembre, il primo anno, lezioni, a febbraio si inizia un mese di tirocinio, poi si ricominciano le lezioni da marzo a maggio, dopodiché metà maggio, giugno e luglio in tirocinio. Questa sequenza è più o meno per tutti gli anni, con un aumento dell'esperienza di tirocinio e una diminuzione delle lezioni, tant'è che appunto dicevo che nel terzo anno i crediti di tirocinio sono 26 rispetto a un primo che sono invece 17. Vediamo se poi negli anni successivi, esattamente, è un po' come tipo di organizzazione, è lo stesso. Si sanno e quindi possiamo sapere i numeri delle persone che l'anno scorso hanno provato il test d'ingresso distinti per i diversi colami della logopedia. Giorgia dice questo, non so se qualcuno gli può rispondere, non so se... I numeri precisi non li abbiamo adesso, io non li ho. Però se mi scrivete una mail, di certo li trovo nel frattempo e completiamo almeno nello specifico le domande più specifiche, potete scrivermi una mail, sono a disposizione. Sì, sono dati che hanno probabilmente alla sede centrale. Esatto, del MIUR. Università, sì. Se qualcuno vuole scrivere qualche domanda di infermieristica, anche qualcosa di più specifico, altrimenti passiamo... la parola a David. Vedo comparire altre domande, vediamo. Sì, allora chiedono a quali libri far riferimento per i manuali. Ovviamente io ho usato nel mio caso l'Alpha Test, che tutti conoscete, ma ce n'è molti, ovviamente valgono un po' allo stesso modo.
Per quanto riguarda, vi posso dare un consiglio sui corsi di formazione al test d'ingresso, dipende dalla vostra capacità di studio personale, perché spesso chiedono molti soldi e chiaramente poi dovete pensare alla vostra capacità di rispondere allo stress dell'esame, se può essere aiutata o meno dall'aver fatto un corso molto lungo. Questo lo dico a tutti. E poi altre domande. Per fisioterapia quanti ne prendono? Vi faccio rivedere la slide, sono 22. Poi da quando si può iniziare a fare l'iscrizione per il test d'ingresso? Appunto, bisogna aspettare l'uscita del bando. I tirocini hanno un numero di ore obbligatorie, mi correggete se sbaglio, ma cambiano ovviamente da corso a corso. Quelle previste sono obbligatorie. Certo. Quelle previste ovviamente per ordinamento didattico. Se ne possono fare di più, chiede Giulietta. No, per esempio nell'internato di tesi abbiamo 5 crediti a disposizione per l'internato di tesi, in cui eventualmente si può conciliare le necessità di tesi, ma anche le scelte, che magari le opzioni, i luoghi, ecco, con il quale, dove voler fare tirocinio in maniera più approfondita, quindi questo è anche possibile. Per il corso di laurea in logopedia, il tirocinio deve essere svolto nelle sedi di Siena oppure è possibile scegliere tra altre sedi convenzionate in Toscana? C'è la docente di logopedia, credo, Silvia Santucci. Non l'ho vista, Monica, se vuoi posso integrare io, tanto si sovrappone spesso a fisioterapia. Va bene. Grazie. Allora, sì, per quanto riguarda, diciamo, queste specifiche domande, sia per quanto riguarda fisioterapia che logopedia, il tirocinio grosso modo è di 61-62 crediti suddiviso nei 3 anni e viene svolto sia al Policlinico di Siena, all'azienda ospedaliera, sia in centri convenzionati con l'università, di tipo pubblico o privato convenzionato, oppure anche all'interno dell'area vasta sud-est. Ovviamente questo qui dipende da quello che lo studente eventualmente dovrebbe approfondire e anche dalle disponibilità. Quello che è importante dire, diciamo, in questo momento è che il tirocinio, per quello che riguarda sia fisioterapia che logopedia, non è esclusivamente svolto nell'azienda ospedaliera o nell'area vasta sud-est, ma viene svolto anche in centri esterni a queste due strutture, fermo restando che ci sia l'attivazione, la convenzione, meglio, con l'Università di Siena. Poi, per quello che riguarda lo specifico in fisioterapia, il fisioterapista, come ha spiegato bene Giovanni, è una figura che al momento che consegue il titolo ha l'abilitazione professionale in accordo con l'iscrizione all'ordine e può da subito svolgere la propria professione sia in centri privati che in strutture pubbliche previo superamento di un concorso, ma anche svolgere, diciamo, l'attività più libero professionale. Questo ovviamente implica un monte di ore di tirocinio importante che deve essere svolto nella sua totalità. E anche in questo caso, come ho detto prima, anche in sedi esterne all'azienda ospedaliera universitaria. Ricordiamoci sempre che comunque il fisioterapista è una figura sanitaria a tutto tondo, non si occupa di benessere, di fitness, di allenamento, ma si occupa di salute, e si occupa di salute tutte quelle volte che un paziente ha una disabilità, in particolare di tipo motorio, sia congenita e acquisita, quindi per problematiche di tipo muscolo-scheletrico, neurologico, cardiorespiratorio, del pavimento pelvico, post-chirurgiche,
Quindi, diciamo, il campo d'azione è molto vasto. E il corso di laurea in fisioterapia è strutturato in termini generali: la mattina tirocinio e il pomeriggio lezione, a grandissime linee. E se poi avete domande più specifiche, sono a disposizione. Ho visto, mi sembra, una richiesta: quanti posti ci sono. Il corso di laurea è distribuito tra Siena e Arezzo e per il prossimo anno dovrebbero essere tipo 15 posti a Siena e 7 ad Arezzo. Poi, se ci sono domande più specifiche, ho perso un po' d'occhio la chat. Allora, chiedono... Posso rispondere allora, a Valentina? Sì, 22 posti, come ho detto, 15 a Siena e 7 ad Arezzo. Chi è che risponde? Vanessa, rispondo io a Vanessa, ho visto nella chat ha chiesto una domanda. Allora, Vanessa, dunque, il corso è infermieristica generalista. Ovvero il corso prepara per tutti gli ambiti, dall'area materno-infantile alla terapia intensiva, passando per l'area medica piuttosto che chirurgica. È vero che in 180 crediti noi ci stiamo molto molto stretti, tant'è che moltissimi studenti proseguono il percorso di studio con dei master in un'area specifica, vuoi in un'area clinica, quindi in un approfondimento clinico. Per cui diciamo che questa è la base al quale poi si può e ripeto, moltissimi studenti lo fanno perché comprendono la necessità di voler approfondire proprio l'ambito che gli piace e quindi questo diciamo sono le possibilità. Non è specializzata, in 3 anni non ce la facciamo a essere specializzati in qualche cosa, ci servono successivamente dei master. Giovanni, c'è una domanda sugli alloggi, magari se fai una... Certo, allora, me la sono persa. Ci sono dei dormitori, degli appartamenti, delle varie facoltà per chi non vorrebbe fare il pendolare. Certo, allora, però ci si rifà al DSU, che è un organo, diciamo, regionale del diritto allo studio universitario. Ci sono i bandi. Che a seconda delle fasce di ISEE, che significa delle fasce di reddito, prendono o meno, fanno delle graduatorie anche lì, ed è un bando parallelo all'università. Quindi certamente ci sono, il diritto allo studio toscano è uno dei migliori che si può trovare in Italia, e nonostante i grandi tagli, però in Toscana è ancora molto valido, quindi sì, ci sono residenze sia in centro sia molto vicine diciamo, all'ospedale e a San Miniato, che è l'altro polo diciamo, degli studi scientifici. Sono molte residenze a Siena, certo. Molto curata questa cosa, sì. Ho visto, credo che il nostro tempo sia scaduto, comunque ho visto altre domande. Credo per la fisioterapia. Esatto, chiede le specializzazioni dei master di fisioterapia. Allora, sì, rispondo un attimo io se volete. Quindi, il corso di laurea triennale in fisioterapia dà l'abilitazione all'esercizio delle professioni. Acquisito il titolo di primo livello, è possibile poi svolgere un master di primo livello professionalizzante. Qui a Siena c'è il master in fisioterapia dello sport. Le frequenze sono tutte obbligatorie, è un corso a frequenza obbligatoria e, come vi avevo accennato, l'organizzazione di base del corso di laurea sia in fisioterapia che in logopedia è tirocinio la mattina, lezione il pomeriggio e gli esami sono di regola svolti nelle sessioni, diciamo, d'esame caratteristiche, quindi febbraio, giugno e luglio e settembre. C'è una domanda per infermieristica?
Scusate un attimino, scusate. Allora, la laurea magistrale in logopedia non esiste. Esiste la laurea magistrale in scienze riabilitative delle professioni sanitarie, che è una laurea di secondo livello che apre, diciamo, alla ricerca, alla didattica e al management, e che a livello dirigenziale di queste professioni, che apre magari anche l'opportunità di partecipare a un concorso per dottorato di ricerca, e che diciamo racchiude tutte le professioni sanitarie dell'area della riabilitazione. Quindi praticamente mentre il master è abilitante a una specializzazione della fisioterapia, la laurea magistrale apre ad altri tipi di attività, ma non è professionalizzante, ok? Sì, buonasera, scusate se vi interrompo, sono Silvia Maddi, ci sono anch'io per l'ortottica, se qualcuno ha qualche domanda. Buonasera. Per ora, grazie Silvia di essere venuta, per ora non ne ho viste. Se volete posso dire qualcosa anch'io per quanto riguarda il nostro corso di laurea. Grazie. Ringrazio Giovanni, ringrazio la professoressa Livelli per l'invito e per le parole che sono state dette. Il corso di laurea in ortottica è un corso che prepara dei professionisti sanitari a lavorare nel campo prevalentemente oculistico, ma non solo, nell'ambito della prevenzione, della diagnosi e della riabilitazione delle alterazioni motorie e anche sensoriali, ovviamente, che vanno a compromettere la funzionalità del nostro sistema. Il nostro profilo professionale appunto rientra nell'ambito della riabilitazione, però in realtà siamo anche figure spendibili nel ramo tecnico, perché come ha detto Giovanni ci occupiamo anche dell'esecuzione poi di tutti gli esami strumentali oftalmologici. Quindi partiamo dalla prevenzione sia del bambino che dell'adulto, partiamo poi anche con tutto l'aspetto valutativo dei disturbi motori e sensoriali del bambino in età pediatrica, adulta ma anche geriatrica, e soprattutto della riabilitazione del paziente ipovedente, che è uno dei settori che purtroppo, proprio per il grande aumento delle patologie degenerative a livello retinico, colpisce una grandissima percentuale di pazienti. Ci occupiamo anche in ambito multidisciplinare di rapporti con tantissimi professionisti della sanità, tra cui ovviamente anche quelli presenti, la professoressa nell'ambito neurologico. Collaboriamo molto e collaboriamo molto anche con tutte le altre figure della riabilitazione, come la logopedia, la fisioterapia e anche le figure che adesso non sono presenti, come per esempio i tecnici della riabilitazione psichiatrica o della neuropsicomotricità dell'età evolutiva, oltre a tutti i rapporti che abbiamo con i reparti di endocrinologia, di pediatria e quant'altro. Non so, anche per me, come diceva giustamente Rosanna, è un po' difficile darvi tante informazioni in così poche parole, però se avete delle domande da fare sono a disposizione. Ho visto che c'erano in chat alcune domande che riguardavano infermieristica, però non so esattamente da dove ripartire adesso. Rosanna, per quanto riguarda il numero di posti. Ecco, il numero di posti l'anno scorso 220 totale, erano ripartiti 110, 55 e 45, mi pare, ora rifacciamo i conti, ma quest'anno vediamo, comunque erano ripartiti così. E poi c'era anche una domanda sulla frequenza a Grosseto. Sì. Una domanda, allora, il tirocinio Aurora. Allora, Aurora, per il tirocinio ogni sede, Siena, l'azienda ospedaliera e il territorio della provincia di Siena, Grosseto invece, l'ospedale di Grosseto è anche il territorio di, anche, che ne so, l'ospedale di Orbetello piuttosto che di Massa, quindi tutta la provincia di Grosseto. Le lezioni bisogna farle a Grosseto, quindi non è che deve venire a Siena, alcune lezioni sono in teledidattica, comunque se la sede di Grosseto le deve seguire a Grosseto uno. Alcuni esami, quelli che sono fatti dai docenti in teledidattica, alcuni, solo alcuni, è necessario venire a Siena. Il resto, anche se fatti in teledidattica, possono essere svolti a Grosseto, quindi una situazione un po' mista.
Che cosa faremo il prossimo anno? Boh, non sappiamo forse che cosa faremo il prossimo mese, non lo so. Noi siamo attenti a non perdere né tempo e soprattutto nel non farlo perdere agli studenti. Siamo attenti a questo. Nello stesso tempo vorremmo capire che cosa succede, ecco, perché è un po' difficile dire che sicuramente lo faremo in presenza oppure no. Noi appena c'è uno spiraglio per poter ripristinare la situazione, la didattica, così come facevamo, perché riteniamo che sia, come dire, una didattica importante. Ora non voglio dire di qualità perché sembrerebbe un po' autoreferenziale, però ecco, ci proviamo a fare una didattica che possa davvero servire per l'acquisizione delle competenze degli studenti. Però dire che cosa sarà, io non lo so, Monica, tu hai... No, per ora non lo so, è difficile davvero dire... Dico due cose, due domande lampo che sono uscite sull'influenza del diploma e della maturità, del voto di maturità. Non hanno influenza sul test da qualche anno, a meno che non cambino appunto quest'anno, ma non dovrebbe succedere. Io ricordo agli studenti che se ci sono altre domande che dovete fare, o comunque altri colleghi vostri che hanno bisogno di ulteriori informazioni, nel sito, adesso sta arrivando una, ecco, nel sito dell'università, nella parte dedicata all'orientamento e tutorato, ci sono i nostri numeri di telefono, le mail, sia dei docenti che degli studenti tutor, in più sono sempre a disposizione anche i colleghi dell'ufficio orientamento e tutorato, vi invitiamo appunto a rivolgervi a noi in qualsiasi momento per ulteriori chiarimenti per tutto ciò che magari oggi non siamo riusciti a fare. Se non ci sono altre domande, io a questo punto chiuderei questa stanza virtuale salutando tutti. Monica, ci sono due o tre domande in chat, se vuol dire qualcosa. Non vedo più. Chiedono se il test, allora, vista l'emergenza, sulle domande sull'emergenza sanitaria, purtroppo non sappiamo rispondere noi e non sanno rispondere neanche più in alto. Quindi niente. Come sono organizzati i corsi di logopedia riguardo esami, tirocini e lezioni? Come diceva il professore Ciuccoloni, non ho capito. Sì, dicevo, aveva già risposto. Sì, esatto. Sono molto simili a quelli di, più o meno come organizzazione, a quelli di fisioterapia. Sì, la mattina tirocinio e pomeriggio lezione, gli esami nelle sessioni, quelle insomma usuali dei corsi di laurea, febbraio, giugno e luglio e settembre. Allora, poi Giorgia, rispondo, se diciamo da un anno all'altro si entra nella propria, diciamo, si cambia corso di laurea, vengono convalidati alcuni esami, sì, a seconda del, passando sempre dai comitati per la didattica, che sono organi interni, diciamo, ai corsi di laurea, in cui ci sono studenti e professori, e convalidano solitamente, gli esami sono molto simili tra un corso e l'altro, soprattutto se li svolge magari lo stesso professore. L'iscrizione all'esame di ammissione quando inizia, questo appunto bisogna ancora aspettare il nuovo bando. Per infermieristica possiamo scegliere noi la sede oppure dipende dal punteggio, questo lascio parola per la professoressa. Allora, no, in realtà dipende anche dal punteggio, perché, come dire, se voi arrivate prima avete la possibilità di scegliere la sede, poi al terminare dei posti la sede non è più possibile scegliere, ma magari avete scelto Grosseto, davanti a voi ci sono già 45 studenti, voi arrivate 50esimo e dovete scegliere, siete obbligati, quindi non è più una scelta. Quindi è chiaro che fare un test migliore di qualcun altro vi dà la possibilità di scegliere.
Sì. Purtroppo sono ancora a numero chiuso e l'offerta è, purtroppo è questa. E, bene, direi che per le domande a cui non abbiamo saputo o potuto rispondere per questioni di tempo, rimandiamo appunto al sito che vedete ancora una volta qua, trovate le mail, ringrazio tutti i professori che hanno partecipato molto attivamente e ringrazio tutti i ragazzi e le ragazze che speriamo possano diventare studenti dell'Università di Siena e professionisti sanitari. Grazie a tutti. Grazie. Arrivederci. Grazie a voi. La chiamata e io chiuderò la registrazione. Arrivederci. Arrivederci.